Eureka! Eureka! Risulta! Risulta viva! Ma scusi, Eureka! Mostradamus, cosa sta facendo? Oggi faccio dei calcoli complessi, universali, matematici, di grande profezia divinatoria. Ah, ecco, ma cos'è che stava facendo? Ce lo ripeta? Oggi ho sperimentato la sottrazione e infatti le dico ufficialmente che 3 meno 2 fa 1! 3 meno 2 fa 1, paura, sì. Paura, com'è, eh? Beh, paura. Incredibile. Vabbè, senta, Mostradamus, lei è un grande matematico, un grande filosofo, sì. Un grande esoterico, sì. Ma non solo. Certo, sono anche, cioè, un ex fruttivendolo, ho lavorato in un negozio di spedizioni postali ed infine ho fatto anche il lumacaio. Vabbè. Vendevo lumache, vaccarelli. Vabbè, paura, senta. Paura. Io non so, oggi ci siamo collegati, però forse non siamo molto in linea, visto che si parla di cetrangolo. Il futuro col cetrangolo non è che c'entri molto. Ma io sono Mostradamus e il mio compito è mostrar lo sciagurato risultato del vostro dannoso operato, di voi uomini. E scusi, cosa può fare in questo caso? In questo caso io mi collego con le entità superiori. Paura, com'è, con le ho entità capito. Superiori. Ma sul cetrangolo con chi si può collegare? Con un fruttivendolo, un mio ex collega, adesso trapassato. Vabbè, allora andiamo in trance e scopriamo. Boh, sì. Il futuro del cetrangolo. Sì, andiamo in pace. Verrà il giorno in cui tagliente lama affonderà e cercherà con brama. E dal vermiglio liquido troncherà la trama. E colei che di buon cammino avea nomea a terra cadde perdendo la lumea. Mostradamus! Si svegli, rientri in sé, Mostradamus! Eccomi! Paura! Paura! Ha letto cose terribili. Verrà giorno in cui tagliente lama, e quindi una sciagura gravissima. Si parla di una lama. Sì, le lame che trafiggono le carni. Paura, Infatti dice, affonderà e cercherà con brama e del vermiglio liquido troncherà la trama. Qui è un grave fatto di sangue, sì, abbiamo capito. Sì, gravissimo. Infatti è un tragico avvenimento che accadrà nella stanza più vissuta di una casa. E quale sarebbe la stanza? E com'è vero che il mese delle rose è maggio, la stanza più vissuta in una casa è la cucina, si sa. Sì, vabbè, dico, ma in cucina non è che accadano chissà quali cose. No, qui si sbaglia perché la cucina è teatro di sciagure. Non esageriamo. Di gravi fatti di sangue, certo. Ho capito, perché a questo punto qui c'è un malvivente, un malintenzionato che entra in casa, in cucina e fa una strage. Certo. Uccide a destra e a sinistra, sì. Taglia, spezzetta corpi, è questo che vuole dire? Certo, perché in cucina ci stanno i coltelli e quindi quando ci sono coltelli ci sono le lame e c'è la paura di tagliarsi. Paura, eh? Com'è? Scusi, non ho capito, paura di tagliarsi. Certo, perché molto spesso le massaie, le casalinghe preparando da mangiare, magari per sbaglio, per imperizia, ecco, possono con un coltello effettuare un taglio come è successo in questa mia divinazione. Ah, questo era un taglio col coltello? Vabbè, però un taglio profondo e importante, quindi il pronto soccorso, l'ambulanza, saranno successe un sacco di... Anche no. Basterà anche un cerotto, non è quello il problema. Ma scusi, quando dice ecco lei che di buon cammino avea nomea, di chi stiamo parlando? Ma parliamo decisamente del buon cammino, ovvero del buon corso. Di chi, se non altri, della signora Agatina Bonaccorso! Facciamo un applauso! Brava! Scusi, Agatina Bonaccorso, sita? Nubile. No, dico, dove abita? In via del Corso, sin dall'anno scorso. Le succederà qualcosa di terribile, perché dice a terra cadde perdendo la lumea. Sarà una tragedia, sbatterà la testa, una commozione cerebrale, certo. Sangue, emorragia interna. Sì, calma.
E infatti vi dicevo che non è necessario che ci sia tutto questo spargimento di sangue, ma anche un taglietto, no? E anche, cioè, sanabile con un cerotto, però quel taglietto le fa vedere la vista del sangue. E la signora, essendo molto sensibile, sviene, sbatte il capo per terra e perde l'uso della ragione. Scusi, come si fa a capire che perde l'uso della ragione? Perché comincerà poi a parlare e gesticolare come Sandra Milo. È terribile, paura. Terribile. Com'è? Paura, cioè, e questa è la tragedia. Tutto sto film è per la tragedia. Ma io lo dico e lo ripeto sempre più spesso, che è causa del male suo piange se stesso. Ma almeno ci dica stavolta quando questo accadrà con precisione. Paura. Quando accadrà? Quando? Quando accadrà? Accadrà un giorno di inverno d'estate del 4 no. del marzo di ottobre del no. Non si capisce. No. Scusi, l'abbiamo perso. Alla prossima.